pensi che sia solo una cosa italiana che è stata la discordia, o anche in America trovi che ci siano fazioni fondamentalmente? No, in America credo che sia diverso, sia un fenomeno più esteso al conflitto tra America costiera e America delle città, e invece America profonda, che è quella, come dire, la vera e dura America. Perché io vivo a New York, ma New York è una città ovviamente molto moderna, una città in cui se ti guardi intorno non riuscirai mai a trovare un'etnia prevalente, ed è quella la vera bellezza di New York, che tu puoi proprio, sei come dire, circondato da diversità e capisci che la diversità è la normalità, e questa è una cosa, è che la diversità è la ricchezza, e non è assolutamente vero che si perdono le tradizioni. A New York ci sono vie di bicegliesi, vie di molesi, ci sono piccole comunità dove ancora sono vive le tradizioni, però tutto funziona all'interno di un meccanismo molto più ampio, nel quale le diversità sono la vera fonte di ricchezza, e sono poi le peculiarità che messe in competizione, ma in una competizione positiva, diventano la possibilità di arricchimento della città e dell'economia. E New York e gli Stati Uniti nascono come appunto luogo di stranieri, quindi c'è un'America dall'altro lato, un'America molto più chiusa, molto più conservatrice. Io ho un fratello che vive in Texas, a Dallas, e ci sono già solo nelle leggi dello Stato del Texas delle cose che sono allarmanti. Nel Texas tu hai diritto di sparare anche a morte chiunque invade la tua proprietà. Questa è un'aberrazione, vuol dire, inaccettabile, così come tu non puoi in Texas esibire in nessun momento la bandiera di uno Stato che non sia o lo Stato del Texas o la bandiera degli Stati Uniti d'America. Quindi mio fratello durante i mondiali non può mettere la bandiera dell'Italia, la metto in commedia anche qui, però c'è una... in quel caso invece una radicalizzazione proprio di un'identità americana chiusa e conservatrice, che è poi quella su cui Trump ha fondato il suo consenso. Quindi non riesco a paragonare la situazione del campanilismo italiano sul territorio americano, perché sono due fenomeni diversi, però ritengo che la bellezza di New York, ripeto, sia quella che la diversità invece è assolutamente la condizione base per la crescita e per lo sviluppo, e che questo dovrebbe essere auspicabile anche tra di noi, ma anche in una semplice dimensione di ascolto dell'altro. Io a questo proposito volevo, come dire, approfondire un po' la mia questione biografica. Io sono barese di nascita, ma io sono editorialmente molfettese, perché io sono stato scelto, e quindi ho iniziato a pubblicare per la prima volta nel 2006 con la casa editrice La Meridiana, con Elvira Zaccagnino e con Guglielmo Minervini, che sono le persone che mi hanno dato visibilità e sono le prime persone che mi hanno, come dire, dato la possibilità di pubblicare, che hanno creduto in me. E per uno scrittore la prima casa editrice è davvero la più importante, poi la sua attività potrà crescere. Come diceva prima Michele, io ho avuto una gavetta praticamente di 12 anni con un passaggio di case editrici sempre più grandi fino ad arrivare alla Mondadori, però io sono assolutamente legato alla casa editrice La Meridiana, e non solo perché loro mi hanno dato questa possibilità personale, ma anche per tutto quello che il lavoro di Elvira e di Guglielmo rappresentavano rispetto all'idea di fare comunità e rispetto alla comprensione e all'ascolto dell'altro. Quindi quando tu mi dicevi prima che questa sembra la vicenda molfettese in cui non si sa più, non c'è più una visione politica, però io credo che voi e noi tutti come pugliesi una illuminata visione politica in questo territorio l'abbiamo avuta grazie al lavoro di Guglielmo, a cui io sono e sarò sempre grato, non solo perché mi ha aiutato come scrittore, ma perché mi ha dato molto come cittadino pugliese, come giovane.